MAB & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Super Sound. Sta succedendo quello che noi avevamo in qualche modo sperato, c'è un Cagliari che è in crescita nel finale di stagione, che valorizza i suoi calciatori, che riesce finalmente a segnare, che prende meno gol delle altre, che invece iniziano a calare lentamente, stanche di un campionato dove hanno dovuto mettere a fondo tutte le loro risorse fin dall'inizio e magari le hanno sfruttate meglio partendo con il piede giusto. Un Cagliari che ha conquistato la sesta posizione con un'altra vittoria con 4 gol e gli 8 gol in 2 settimane hanno portato da 30 a 38 la squadra, essendo ora nel confronto con tutte le altre all'altezza della situazione. 30 gol per stare là in alto erano effettivamente pochi, così come erano tanti i gol che aveva subito, 29, considerato che poi non segnava altrettanto con una metodicità che potesse garantire la vittoria costante. Quindi anche l'unico gol subito nelle ultime 2 settimane è un altro dettaglio che finisce per essere positivo per la squadra rossoblù. Insomma, il sesto posto di oggi può essere il posto di lancio di una squadra che nelle prossime settimane potrebbe ulteriormente avere dei vantaggi, considerato i giovani che crescono, i vecchi che stanno ritornando dopo gli infortuni, la possibilità di avere una rosa che improvvisamente sembra essere ricca. Ricca perché prima il calciatore che ti sembrava essere un rimedio è uno dei potenziali titolari al pari di quelli che avevi all'inizio del campionato, che dovevano rappresentare l'ossatura della squadra. Un Cagliari con delle soluzioni, che peraltro con delle soluzioni offensive, con un Mancosu al di sopra delle righe, con la Padula che con Mancosu sta ritrovando il feeling giusto e si sta legando alla squadra, perché è vero, la Padula segnava anche prima, ma segnava per se stesso, ora comincia a segnare in collaborazione con i compagni, all'interno di trame, cercando di rendersi disponibile anche per qualche scambio. Tutti dettagli positivi in un torneo dove il Frosinone ha improvvisamente rallentato, ma i suoi 62 punti, 17 in più rispetto al Cagliari, a 8 giornate alla fine, rappresentano un bottino che non si può assolutamente pensare possa essere sperperato a meno di un suicidio. Con il Genoa, che invece ha trovato un passo costante e la squadra dalla resa migliore in quest'ultimo periodo, ha pareggiato una sola volta, guarda caso, contro il Cagliari e ha vinto tutte le altre partite, quindi testimoniando il fatto che è destinata a conquistarsi e tenersi il secondo posto per poter accedere alla Serie A senza spareggi. C'è da considerare il Sudtirol e sarà uno scontro diretto quello con Pierpaolo Bisoli, che ci dirà immediatamente di che pasta è fatta quella che sembra essere l'antagonista più difficile da battere in un momento come questo del torneo. Insomma, già con la ripresa del campionato, affrontando il Sudtirol, la sorpresa del torneo, il Cagliari potrà dire che ruolo avrà nei prossimi playoff. MAB & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Super Sound.